Il trattore di questo segmento necessita di un impianto idraulico di primo ordine, sicuramente lo Zensig con una pompa cilindrata variabile. Matteo, ti ricordi la portata della pompa? Sull'8280 TTV c'è la possibilità di montare una pompa da 160 litri al minuto oppure una pompa da 210 litri al minuto per le attrezzature più esigenti. C'è da ricordare che l'impianto dei servizi rimane separato da quello dello sterzo. Per lo sterzo c'è una pompa dedicata da 58 litri al minuto. Garantisce la massima manovrabilità con attrezzature che richiedono un'alta portata di olio, soprattutto nelle svolte in capezzagna. Matteo, ma una macchina così importante, secondo me, porta anche delle attrezzature molto impegnative. Sì. Infatti la capacità di sollevamento posteriore dell'8280 TTV raggiunge gli 11.100 kg, mentre quella anteriore raggiunge i 5.500 kg. E ti ricordi anche il numero di distributori massimo che possiamo montare sulla macchina? Sull'8280 TTV si possono montare fino a 8 distributori. Tra l'altro l'assegnazione dei distributori è molto semplice e intuitiva grazie all'iMonitor presente in cabina. E non dimentichiamoci che abbiamo due serbatoi separati, uno per l'olio dei servizi e l'altro per l'olio della trasmissione.